e in assoluto è la prima storia che ho scritto per quanto riguarda le favole per bambini che ha ottenuto anche un riconoscimento nazionale al premio Jack Prévert di Milano Medegnani. Un tempo c'era all'angolo di una piazza tonda un piccolo negozio dove nessuno entrava perché non si vendeva niente di utile. Il negoziante, che era un signore normale, non parlava con nessuno, se ne stava sempre dentro al suo negozio a passare il tempo. Un giorno la porta vecchia ed arrugginita scricchiolò 3 volte consecutive. La prima volta entrò un signore alto, vestito con pantaloni di pascolo, una giacca di abeti ed in testa aveva tanti capelli bianchi. Buongiorno, sono il signor Montebianco e stavo cercando una cosa che ho purtroppo smarrita, ma a cui sono molto affezionato. Il negoziante stava ascoltando con i gomiti appoggiati sul bancone. Vorrei sapere se voi avete una spesa alpina da potermi vendere. Il negoziante scosse il capo e rispose: mi dispiace, ma non tengo piante in questo negozio. Però se vuole le posso mostrare una cosa. Aprì il cassetto molto lentamente ed estrasse una scatola contenente una piccola stella di pietra. Vede quella finestra rotta? Una notte questa pietra cadde dal cielo, spaccò il vetro e quando la mattina la raccolsi era calda come lo è adesso. Prenda questa se vuole. Il signor Montebianco la prese con sé, lasciò un soldo sul bancone e se ne andò. Poco dopo si presentò al negoziante la signora Raggio di Sole, che, con una luce tanto buia quanto fredda, entrò aprendo dolcemente la porta. «Buongiorno!» esclamò la signora. «Io vorrei sapere se in questo negozio si vendono dei fiammiferi per riaccendere il mio fuoco e tornare ad illuminare con calore». Per la seconda volta l'uomo che stava ascoltando scosse il capo e ribatté: «Sono spiacente, ma niente di valido si vende in questo negozio. Ho a disposizione solo 3 foglie secche che il vento stanotte ha fatto entrare dalla finestra rotta. Magari potrebbero essere più utili a lei che a me». La signora strisse a sé le foglie, appoggiò un denaro sul bancone e se ne andò. Verso sera una piccola conchiglia entrò piangendo nel negozio. «Perché piangi, piccola conchiglia?» domandò l'uomo da dietro il bancone. Sono triste perché sono solo piccola e non una piccola conchiglia come dici tu. Purtroppo io sono nata in questo posto lontano dal mare e non ho mai sentito la voce delle onde, perciò anche se ho la forma di una conchiglia non posso essere considerata come tale». Il negoziante girò per quelle 4 mura alla ricerca di qualcosa da potergli offrire. Staccò allora la clessidra che aveva al muro e ne prelevò la finestra gialla, che infine diede alla conchiglia. In cenno di ringraziamento la conchiglia, prima di lasciare il negozio, mise una moneta sul bancone dell'uomo. In quel negozio non entrarono più clienti per tutti gli altri anni che rimase aperto, e quel soldo, quel denaro e quella moneta furono sufficienti al negoziante per continuare a vivere. L'uomo, che aveva passato tutti i suoi giorni, presenti e passati, tra quelle 4 mura, desiderava con tutto il cuore poter vedere il mare di cui aveva sentito parlare bene dalla conchiglia e che lui non si poteva neanche lontanamente immaginare. Ed allora, l'ultimo giorno di apertura del negozio, l'uomo era triste e non voleva andarsene. Ma prima di chiudere davanti al negozio trovò un pacco tutto insocchiettato che scartò in un batter d'occhio, perché mai aveva ricevuto regali in vita sua ed era così curioso. Dentro si trovava un chilo di ghiaccio che un raggio di sole caldo ed illuminato, filtrato dal vetro rotto, sciolse molto rapidamente, formando un grande fiume, la cui corrente trasportò l'uomo nell'unico e grande viaggio della sua vita, portandolo fino al lontano e caldo oceano, dove poté aprire un nuovo negozio e continuare a vivere, popolato dalle stelle marine, dai raggi di sole e dalle conchiglie. Visto che il 15 dicembre ho avuto la formalità dal parte di...
da parte del sindaco Annalisa Marco, e la ringrazio signora, per la presentazione del mio libro che ripeto si intitola Storia dal negozio all'angolo. La presentazione si terrà alla Villa del Molinaccio qui a Baiano. Con l'occasione siete tutti invitati a partecipare alla manifestazione. Grazie di cuore.